Presidente, la prima volta di Cosmodonna, come accogliete questa manifestazione che è intrigante e anche completa, visto il panel di appuntamenti che è presente? Ma accogliamo con grande entusiasmo e sicuramente è completa, nel senso che questa è l'unica manifestazione in Italia che di fatto va a valorizzare il mondo femminile della donna in diverse sue sfaccettature a 360 gradi. Dunque si parlerà di shopping e dunque di fashion, di lifestyle, di cosmesi, però anche invece di salute, di difesa personale, di sport e di tutti quegli eventi collegati al mondo della donna, anche al lavoro e all'imprenditoria femminile. Dunque una manifestazione unica nel suo settore che arriva per la prima volta a Verona, che è anche il patrocinio del Comune di Verona, della provincia, della Camera di Commercio, della Regione Veneto, dunque di tutte le istituzioni locali. Saranno coinvolti anche gli ospedali, si parlerà anche di salute e di prevenzione soprattutto, e dunque l'ospedale di Verona, di Borgo Trento, l'ospedale di Negrar, dunque davvero tante iniziative collegate a un mondo della donna che qui viene rappresentato a 360 gradi. Questo evento testimonia ancora una volta la ricerca da parte di Verona Fiera di un'offerta sempre più completa e qualitativamente importante. Sicuramente sì, stiamo facendo grandi ricerche di mercato per portare prodotti innovativi, puntare sempre sui nostri must, dunque su Vinitaly, sul marmo, su Fiera Cavalli che fra poco inizierà e su tutte le altre fiere già consolidate che presentiamo durante l'anno, ma anche è importante avere prodotti innovativi nuovi, e questo sicuramente era un'occasione che non si poteva perdere, una manifestazione che anche se è il suo primo arrivo a Verona noi vogliamo sicuramente sostenere e far crescere.